Nuovo anno scolastico e, come sappiamo, per molti aspetti diverso dal solito. E lei cosa ne pensa? È fiduciosa o ha ansia, timore? Io ho ansia e sinceramente per me avrei iniziato un po'. Esatto, e proprio per questo motivo alcuni comuni hanno scelto di rimandare l'apertura delle scuole a dopo il referendum. Lei sarebbe stata quindi favorevole alla posticipazione? Sì, anzi, avrei iniziato prima, anche non solo dopo il referendum, ma anche più tardi. Avrei fatto un periodo online, avrei fatto entrare magari una metà della classe, avrei fatto in modo da provare e non fare così tutto insieme. Esattamente. Invece per quanto riguarda i bambini, li vede contenti del rientro a scuola o anche loro hanno un pochino di timore? No, i miei figli sono contenti. Ansia subito, prima di iniziare la scuola. Più che timore, io metterei paura, perché esatto. Più la paura, il timore, non, dopo l'ansia la paura. E aspettiamo, che Dio ce la mandi. Quello sicuramente. E in merito alla decisione che hanno preso molti comuni di rimandare addirittura l'inizio delle scuole dopo il referendum, secondo voi se è una scelta giusta, si poteva attuare anche da noi oppure comunque non sarebbe cambiato niente? Secondo me non sarebbe cambiato niente. Probabilmente avrebbero avuto più banchi per ogni classe, avrebbero gestito diversamente all'interno della scuola. Ma la situazione è quella. No, sinceramente serenità, perché la vedo anche nello sport, comunque non è che ci sono tutte queste indicazioni sulla sicurezza, cioè lui fa calcio e comunque il contatto tra i bambini c'è, quindi vediamo, speriamo vada tutto bene. La scuola sembra organizzata bene. Poi vediamo insomma adesso i primi giorni quello che succederà. I vostri bambini invece li avete visti contenti? Immagino del rientro a scuola. Oddio, il mio no, perché proprio non gli piace la scuola, però okay. Diciamo in generale non lo so, non le saprei dire.